Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. C'è stata un'altra grande vittoria del tennista serbo Djokovic che ha letteralmente stravinto a Roland Garros e dunque si è confermato una volta di più un grande campione del tennis. Ma non è di tennis che intendo parlarvi, benché io abbia giocato a lungo a tennis in gioventù e ami particolarmente questo sport, desidero invece parlarvi di come Djokovic sia di fatto divenuto un emblema di libertà in questi tempi di acque basse, della notte del mondo, per dirla con Hölderlin. Il tennista Djokovic è divenuto un'immagine vivente, un'icona della libertà per la sua capacità di dire di no. Ricorderete quando si oppose alle benedizioni coatte, divenendo il paladino in qualche modo di chi faceva valere uno spirito critico e decideva autonomamente cosa fare di sé. A questo riguardo ci sono dei cinguettii che invecchiano male, come usa dire. Ce n'è uno di Roberto Burioni, il noto medico che ha spopolato sulle TV nazionali, era presenza fissa nel programma di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, faceva parte della cricca dei virologi superstar ben presenti nelle reti televisive. Ebbene, in un cinguettio invecchiato molto male, Roberto Burioni diceva che sarebbe stato opportuno che qualche buon manager segnalasse a Djokovic come fare perché rischiava di rovinarsi per sempre la carriera, dato che non voleva farsi benedire, dato che faceva di testa sua. Ecco, a quanto pare Djokovic ha battuto non solo il suo rivale sul campo di tennis, ma ha impartito anche una sonante sconfitta a Roberto Burioni, dato che non solo non ha subito un tracollo e una fine della propria carriera, ma al contrario ha vinto tutto, come ricordavo poc'anzi. E quindi possiamo ben dire che Djokovic ancora una volta ha battuto tutti, anche Roberto Burioni.